sole, verde, colori bellissimi, quelli dell'uva in maturazione. Questo è l'argomento della puntata odierna di Vivere Lucense. Come ogni anno passiamo da Monte Carlo per capire lo stato di maturazione di questo nostro prodotto bellissimo e buonissimo e per capire in che direzione sta andando la stagione per quanto riguarda poi quella che sarà la produzione del vino, una stagione particolare segnata purtroppo ancora dalla pandemia. In un contesto di fatti che stanno condizionando come mai prima di adesso tutto il mondo, fatti che ci fanno riflettere e ci stimolano a chiederci se quello che succede è normale, almeno una normalità c'è. Il caldo sole agostiano sta colorando gli acini, maturano le uve frutto del lavoro che silenziosamente ma incessantemente è stato realizzato durante il periodo del lockdown. Quando gli agricoltori non hanno mai riposto gli attrezzi del mestiere, inclusa la pazienza, la fatica e la lungimiranza, e atteso questo momento. Adesso è la natura che premia lo sforzo di mesi di duro lavoro. Quest'anno la stagione forse è addirittura avanti rispetto alla normale attesa. Per saperne di più andiamo ad incontrare Gino Fuso Carmignani, direttamente nella vigna. E allora ringraziamo Michela Innocenti perché ci ha raccontato cosa è successo in questa annata particolare. Con noi c'è anche Gino Fuso Carmignani e con lui qui nelle vigne del buon amico a Monte Carlo parliamo di una stagione particolare. Gino, la pandemia ha costretto al lockdown l'Italia. Durante il lockdown gli agricoltori e chi seguiva le vigne non si sono fermati e hanno continuato a lavorare ed oggi si vedono i frutti. Che stagione è stata, che stagione sarà? La stagione è stata abbastanza buona nella media sua e la stagione che sarà, se viene parecchio sole come si prevede in questi giorni, ci sarà un rallentamento di una precoce maturazione che è già iniziata, l'invaiatura si vede, i colori acquisiscono questo blu molto intenso. Significa che è un passo notevole verso la raccolta. Prima però, di continuare, spiegaci che cos'è l'invaiatura. L'invaiatura è quando mettiamo nell'uva rossa, diciamo, in questo caso, voi vedete dal colore che può avere questo, la tolgo perché questo è il colore, matura chicchi d'uva, le vediamo sempre da giugno, luglio, agosto, da su. Poi si trasforma e diventa blu. Diventa blu perché qui ci sono tutti i colori, tutti i profumi, tutto il gusto del vino formidabile sta qui. Una delle componenti più importanti sono gli antociani, i polifenoli, capito? E come si può capire in modo semplice quando l'uva è matura? Prendo un chicco, lo schiaccio e guardo l'acino. Se l'acino ha questo colore verde che tende al marroncino più intenso, significa che il suo ciclo di maturazione è terminato. Quindi si inizia la raccolta. In questo caso qui mancherebbero, secondo me, tra una quindicina di giorni dovrebbe essere tolta. Poi sta alla scelta, perché c'è un fatto. Il vino in natura non esiste, è figlio della cultura dell'uomo. L'uva, le viti, se si lasciassero stare col suo andare, sarebbero alte come le piante, anche di più, come delle liane. E l'uomo che ha fatto con la sua cultura, la conoscenza straordinaria in migliaia di anni, le ha rese quasi bonsai, possibili a una coltivazione intensa come questa, capito? È proprio lo straordinario. E il frutto dell'uva ha un percorso molto naturale, perché viene accudita a modo che si esprima, che tragga dal terreno, dal microclima, eccetera, tutti i suoi valori importanti che sono racchiusi in questo chicco. E questo chicco, una volta fatto questo gesto, interviene l'uomo in modo assoluto, cioè da questo momento si trasforma in vino. Se lo lasciassimo fermentare col suo liquido, tra 15 giorni è aceto.
Allora Gino, ti ho interrotto per chiederti cos'era l'invaiatura, parlavamo del tempo che serve dal punto di vista meteorologico per avere una buona annata. Non esiste una regola assoluta, anche perché ogni vino, ogni volta che si vendemmia, ogni mosto che si assaggia è diverso dall'anno prima, anche fatto dalle stesse viti, dallo stesso prodotto che ne esce. Quindi è straordinario per questo motivo. Un musicista di musica un pochino più libera nell'esecuzione, la musica jazz, mai lo stesso pezzo, mai, ma viene, è lo stato d'animo esprime, è lo stato d'animo della natura, del tempo, di tutta la stagione, che ci le tre stagioni che hanno percorso, questo che percorreranno il percorso della vendemmia, e sono legate a delle cose incredibili che non si ripetono mai. Però Gino, tu mi insegni terreno, venti, angolatura del sole, perché il vino di Monte Carlo ha queste caratteristiche così speciali? È dovuto a quello che c'è qui sotto e all'intelligenza dell'uomo di mettere dei vitigni che esprimono il loro carattere in questo terreno. Sta qua. Quindi nel tempo la cultura degli uomini, dei contadini di questo luogo fa sì, e poi la cosa incredibile, devo dirlo, una delle più piccole DOC in Italia, 200 ettari, tra le più piccole in assoluto, Castello di Broglio, un vino che in Chianti conosciamo tutti, la famiglia Ricasoli, i fondatori del Chianti Classico, hanno 250 ettari nella loro azienda. Qui a quanti siamo, abbiamo detto? 200, quindi. Per tutto il comprensorio. Il vino del Candia ha 400 ettari coltivati. Monte Carlo è proprio è un'isola in mezzo alla pianura, divide la Val di Nievole dalla Lucchesia. Siamo questo e vogliamo bene a tutti e due per motivi logici. Sentire Gino Fuso Carmignani parlare di uva, parlare di vino, è aprire sempre e comunque uno spaccato che ci riporta al cuore, che ci riporta all'anima degli agricoltori, che ci riporta laddove è anche l'amore a costituire un valore aggiunto per questa uva che è squisita. Io però mi chiedo, a livello tecnico, sono le domande che si fanno anche tanti nostri telespettatori, abbiamo un cielo più terzo rispetto agli anni scorsi, anche se c'è la stessa umidità, il lockdown probabilmente ci ha un po' ripulito. Cosa comporterà per le uve? Cosa comporteranno i temporali estivi? Quali prodotti vengono dati se ci sono delle aggressioni di certi insetti piuttosto che non di funghi o acari? Qui siamo quasi a Ferragosto, le uve per produrre lo spumante tra pochissimi giorni saranno vendemmiate, i vini bianchi sono più precoci dei vini rossi, eh? Poi ci sono dei rossi tipo il Merlot o il Syrah che bisogna anticipare la vendemmia rispetto ai Cabernet Sauvignon e ai Sangiovesi, insomma quella tipologia lì. Quindi l'influenza. Parliamo di una tappa in salita, quando si guarda il ciclismo, no? Si vede i corridori e tutti i tifosi intorno e danno quelle spinte. Allora, se quella spinta viene data in un modo da non ostacolare tutto il meccanismo della pedalata, eccetera, è come una bella pioggia, dà una spintina perché questa chicchi d'uva siano ancora anticipati in maturazione. Certamente se viene data con violenza si può cadere, e la violenza è legata alla grandine, all'intemperie tremenda, che il pericolo più peggiore, cioè il pericolo maggiore è la grandine ora. Il resto la vite è talmente sa sopportare, anche perché sono terreni da coltivazione della vite. Essendo terreni a coltivazione della vite, qui sono centinaia d'anni che ci, se sono qui le vigne, un motivo c'è, è segno che chi ha lavorato, i vecchi contadini, tutto saggiamente hanno scelto questi tappezzamenti perché avevano meno rotture di scatole per avere l'uva perfetta per le loro vendemmie. Gino, e insetti? Ma gli insetti ormai collaboreranno con noi anticipando le vendemmie, no? Poi c'è una cosa, chiariamo bene, io credo alla scienza biotecnologica, senza di quella anche ora quello che stiamo vivendo, grazie alla medicina e alla scienza, che è conoscenza continua, e la conoscenza continua porta saggiamente l'uomo, vede, a fare questo gesto anche, vedi?
togliere, una volta che si toglie, in modo che la luce del sole sia sempre carezzevole sulle pigne dell'uva, in modo che la tiene un po' isolata da certi attacchi. Poi i terreni sono abbastanza buoni, voglio dire, l'erbettina rinasce e gli insetti stanno più volentieri nell'erbettina che sulla pigna dell'uva, anche se il dolce attira maledettamente come noi, no? Se mettiamo una cioccolata amara e una dolce, la cioccolata dolce viene terminata prima. Però il concetto è questo, capito? E la cosa che te la devo dire col cuore è una sensazione, però te la devo dire perché io, è questa, che malgrado il lockdown, malgrado tutto, malgrado la disperazione perché i vini a marzo, quando è stato chiuso tutto, dovevano entrare in commercio, i contatti, tutto, ci sono qualche rimanenza in cantina, insomma una grande e forte sofferenza, come mai è accaduto, Però vedo negli occhi dei produttori una volontà, una cosa incredibile, non c'è rassegnazione, c'è proprio un'energia molto positiva e sono convinto che il 2020 sarà una grande annata, perché l'uomo in cantina, l'uomo che saprà raccogliere l'uva migliore, saprà trasformarla in vino in un modo straordinario, c'è una grande energia, perché è l'energia che hanno intuito tutti sui mercati del futuro, siccome si produce vino dovunque, produrre la qualità, andare verso nuovi gusti, nuove sensazioni è fondamentale, altrimenti questa storia si interrompe, in un bel posto ma si interrompe. Abbiamo lasciato la vigna e ci siamo lasciati insieme a Gino Fuso Carmignani parlando di bollicine di spumante, perché da qualche anno, Gino, è un must anche per Monte Carlo questo. Cos'è cambiato nel tempo e perché è venuto così buono? Parliamo, possiamo dire senza problemi, del particolare. Si ritorna al pensiero di prima, al ragionamento di prima. Sono gli uomini straordinari che hanno, facendo con delle ricerche, hanno capito che questo terreno, questa isola in mezzo alla pianura che divide la Val di Nievola e dalla Lucchesia è magica anche nella produzione di uve base per produrre uno spumante. Anche perché poi è stata anche un'idea geniale sotto una cosa molto semplice, sta accadendo un po' dappertutto. Qual è la bevanda che ha avuto più successo il secolo scorso e si beve fredda con le bolle? La Coca-Cola. Qual è la bevanda che nel secolo che stiamo vivendo avrà un grande successo, soprattutto nel mondo vitivinicolo? Le bollicine, lo spumante, perché freddo, con le bolle e l'alcol benefico, da bere con molta prudenza, chiaramente. Abbiamo conosciuto il Fuso amante delle sue vigne, adesso abbiamo la parte visionaria di Gino. E con noi c'è anche Rebecca Narducci, vorrei coinvolgere perché è lei che accoglie qui tutte le persone che vengono soprattutto da fuori in questo momento, e le vorrei chiedere se dopo questa pandemia c'è stato un cambiamento nel tipo di ospiti che dovete ricevere e soprattutto gli stranieri come si approcciano. Chiaramente non sono i soliti turisti dell'anno passato, però abbiamo sempre un buon giro, nel senso che continuiamo ad avere i nostri affezionati italiani, locali e anche non locali, e ultimamente anche nord europei principalmente. Quindi sostanzialmente la pandemia ha cambiato un po' quelle che saranno le abitudini di tanti italiani, ma non ha cambiato il valore del nostro splendido vino di Monte Carlo. Adesso noi ci spostiamo e dalla fattoria del buon amico andiamo in centro ad incontrare il sindaco. Abbiamo appena lasciato gli stupendi vigneti di Monte Carlo, siamo in un periodo bellissimo, i fiori ci sono, i frutti ci sono. Sindaco, purtroppo però questa pandemia vi colpisce nel cuore di quelle che sono le vostre manifestazioni. Avete dovuto decidere di non fare la festa del vino, impossibile gestirla. È stata una decisione sofferta, devo dire che abbiamo provato fino all'ultimo per cercare di realizzarla anche quest'anno. Ma visto le condizioni che ci sono, abbiamo deciso poi, in accordo con le associazioni di volontariato che sono il cuore
della manifestazione per quest'anno di non procedere e di rimandare tutto al 2021, magari con un'edizione ancora più importante della festa, visto che quest'anno c'era anche il 50° anniversario del consorzio, quindi sarebbe stata un'edizione sicuramente importante, la dovremo rimandare al prossimo anno, quindi al 2021. Paradossalmente, Sindaco, più una manifestazione è seguita, più è partecipata e più è difficile portarla avanti in questa pandemia, quindi la festa del vino paga il suo successo sostanzialmente, però questo è un periodo in cui gli italiani stanno un po' riscoprendo le loro bellezze. Monte Carlo non ha mai avuto di questi problemi, però sicuramente c'è un tipo di turismo diverso che si sta approcciando anche a questo territorio, un turismo italiano da fuori regione che sta riempiendo fortunatamente i nostri locali. Le attività hanno ripreso nonostante tutte le difficoltà per seguire le normative e tutto quanto, i loro momenti di attività, e quindi noi siamo moderatamente soddisfatti perché comunque abbiamo una buona affluenza di turisti, di persone che vengono a godere della bellezza del paese e quindi dell'ospitalità che penso abbiamo sempre dato. Ora ancora di più le attività produttive cercano di comunque in questo momento di emergenza di dare garantire la solita disponibilità, prodotti tipici particolari, servizi e tutto quanto per poter far sì che le persone che vengono a Monte Carlo abbiano il giusto trattamento e riconoscimento. Ecco. La festa del vino di Monte Carlo, Sindaco, non è soltanto un appuntamento per chi viene, ma è un'importante fonte di sostentamento per molte delle associazioni di volontariato del territorio. Ricordiamo l'impegno di tutti i volontari della Misericordia e non solo di altre associazioni che quest'anno dovranno fare a meno di questi introiti. Cercherete in qualche maniera di aiutarli? Beh, le associazioni sono importantissime, hanno svolto in questo momento di emergenza un ruolo importante e fondamentale. È chiaro che la festa del vino è fonte di introiti per portare avanti le loro attività durante tutto l'anno. Quest'anno hanno fatto una riflessione importante, quindi tenendo di conto, pur avendo delle minori entrate, di poter cercare in qualche maniera di sopperire a questa cosa. L'amministrazione comunale cercherà di supportarle per quello che sarà possibile, quindi non è escluso che ci possano essere eventuali contribuzioni da poter erogare nel corso dei prossimi mesi alle associazioni che sono più in difficoltà per poter portare avanti i loro progetti. Ringraziamo come sempre il Sindaco di Monte Carlo e tutta la comunità che ci ha ospitato anche per questa prima parte di Viver Lucenze. Ci fermiamo, un breve break, la pubblicità e poi parliamo di Susina. La seconda parte di Viver Lucenze si apre sulle coltivazioni di susine, situate nel Morianese, a due passi da Lucca. Questo frutto vanta in Lucchesia una tradizione degna di nota e la sua raccolta, come quella del pesco, si protrae per tutto il periodo estivo, da giugno a settembre, grazie alle differenti varietà che hanno maturazioni anche più tardive. Tra le varietà coltivate nella piana di Lucca, che si possono mantenere per molti mesi anche fino a fine anno, c'è la varietà Angeleno. Andiamo ora nel frutteto di Cristiano Conforti, uno dei produttori della piana di Lucca, nei pressi dell'antica Pieve San Michele di Moriano, chiesa che nel passato rappresentava un punto di riferimento, grazie alla sua fonte battesimale, per tutte le parrocchie del Morianese. Ed ora linea a Giulio del Fiorentino. Questa è la varietà Fortuna. Che particolarità ha questo frutto? Allora, la particolarità è che quando è matura rimane sempre soda come susina. Quindi già ora è la maturazione ottima, direi. E abbiamo una scrematura sul colorito
uno non deve aspettare che sia nera perché sennò diventa troppo molle, quindi è cattiva. Quindi così è già matura e rimane croccante, come il susino. Cattiva mai, perché ve lo dico io. Siamo pronti, le puoi cogliere, Cristiano. Abbiamo parlato della fortuna, ci hai anticipato la... come si chiamano queste Claudina. Piccole? La Claudina. Invece di essere la Claudia con un pochino più grossa, questa qui è piccolina. Si chiama Claudina, fa anche da impollinatrice per quelle altre susine, aiuta a impollinare insieme alle api le gemme che poi andranno a frutto. E questa qui è come una ciliegia, rimane dolce, è croccante quando non è ancora matura al punto giusto, se no una quando aspetta la maturazione è bella morbida come una ciliegia, ecco. Quindi hai detto una cosa importante, il fatto che ci siano più varietà nello stesso frutteto è importante per impollinare le gemme che poi a primavera si smistano e quelle che vanno a frutto o quelle che vanno si perdono, ecco. Quindi quando uno fa un susino, fa un meleto o un peschito, bisogna stare attenti anche a mettere magari qualche pianta che impollina le altre piante, e questa è una di quelle. Adesso siamo proprio all'interno del frutteto, cambia ancora la varietà. Cosa stiamo guardando? Ecco, questa Giulio non è una susina, ma è una prugna che matura a settembre, infatti si vede che è sempre verde. È una prugna che viene richiesta sul mercato per fare le confetture, perché quando è matura è veramente dolce, 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 e ha una caratteristica un po' particolare, ecco. Va mangiata anche questa qui, possibilmente matura. Come ho detto prima in precedenza, se viene non come quella di prima che è un pochettino rosea e viene mangiata. Consiglio a tutti questa qui di mangiarla matura, è un sapore veramente buono. Si chiama Regina d'Italia come varietà, ecco, è una varietà vecchia qui tramandata nel Murianese da anni e anni, ecco. Naturalmente frutteto vuol dire anche coltivazione, vuol dire anche attività di chi lo gestisce per cercare di arginare i problemi che potrebbero capitare. Qui, su questo, proprio su questo albero, c'è una trappola. Sì. Che cosa sarebbe, Cristiano? È una trappola di monitoraggio, viene chiamata. Anche qui abbiamo messo i spaghetti a filo ormone, i cosiddetti gancini, non più per la ciglia molestia del pesco, ma per la ciglia funebrana. Qui, questa qui è un altro tipo di ciglia che attacca al susino. Allora cosa succede? Abbiamo magari a volte avuto qualche anno fa dell'estate che piove, i gancini perdono un pochettino di efficacia. Allora noi abbiamo questa trappola di monitoraggio per vedere le catture, se ci sono delle catture. Ora no, non ci sono, abbiamo la fortuna di non essere catture, di solito una farfallina piccolina sul grigio e il maroncino, ecco. Quando si sorpassa le due catture, ecco, allora lì c'è la soglia un po' di attenzione, bisogna stare attenti, allora magari di poter raccogliere prima, ecco. Cattura nel senso che c'è tipo una colla, rimane appiccicata. Qui abbiamo sempre un feromone che attira la farfalla, ecco. Ora qui stanno funzionando in pieno i gancini, perché un'estate che ha piovuto pochissimo, quindi il feromone dei gancini sta funzionando bene e quindi non abbiamo catture. Però questo feromone qui... prendere anche lei la farfalla, no? E quindi andando qui la farfalla, c'è una cattura 2, vuol dire che i gancini non vanno più, non funzionano più, e quindi allora lì dopo bisogna fare magari un trattamento, magari con uno spinosad, che è un insetticida biologico, ecco. Ci siamo spostati e per chiudere questa clip siamo di fronte a un albero carico di quella che è la regina delle susine. Siamo alle Sangue di Drago. Hai detto proprio bene, Giulio, questa qui per me, ma anche vedo la clientela, è la susina più aspettata, la classica Sangue di Drago, da colore rosso, ecco. Qui siamo a fine maturazione, quindi ora proprio il top, ecco. Proviamo a aprirne una per vedere la colorazione. Vedete? Sì, ma non è buttata, dammela. Vai. Intanto raccontaci che tipo di susina. È una susina antica questa qui, è una susina tramandata anche qui dai vecchi, ecco, coltivata nel Murianese da sempre, e ideale per farci delle belle macedonie, dà un bel sapore alla macedonia, a parte anche la pesca, magari una pera, ma questa qui veramente... Bella, vedete, guarda che colore. Il colore dice la sua, questo qui proprio è un rosso intenso, e poi è bella succosa, si vede bene che brilla, quindi è piena, diciamo, di succo, ecco, quindi anche questa qui rende tanto per fare una confettura, ecco. Allora siamo alla fine di questo percorso nel frutteto di Cristiano, abbiamo parlato di susine, finiamo questa puntata di Viver Lucenze, questo appuntamento con la frutta del Murianese, con ancora un consiglio per chi deve comprare la frutta, il chilometro zero, la frutta
di nostra produzione, dico nostra perché è lucchese, oltre a essere buonissima, è garantita da quello che ci mettete sopra. Sì. Te e tutti gli altri produttori come te. Come dico sempre, ci mettiamo la faccia. A noi, come ho detto anche in precedenza, negli altri servizi, mi piace che il cliente venga in cambio banca a comprare, ma che domanda, che viene a trovarci in azienda, che se c'ha qualche problema ci fa sapere come mai, perché ecco, che si informi su quel che facciamo. A me piace far vedere cosa faccio, oltre che... Quindi, Cristiano, questo vale naturalmente per te e per gli altri produttori che come te siete, chiaramente sì, vi conoscete tutti, perché sì, non siete in tanti, sì, no? Sì, sì, io diciamo tutti i miei colleghi, ecco, che sì, non siamo in tanti, ma è tutta gente insomma che sgobba per fare queste produzioni, quindi è bene che il cliente capisca che la frutta viene coltivata anche a Lucca, ecco. E allora, un ringraziamento particolare, come sempre, a Abramo Rossi e a Marcello Ricci per le immagini bellissime di questo frutteto di San Michele di Moriano. Questo appuntamento, questa clip di Vive Lucenze, termina qui. Grazie per averci seguito.